Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più un mese di riposo. In questa prima fase gli ingredienti sono chicchi di caffè, alcol puro 95 gradi per alimenti e una boccia con chiusura ermetica. In questa prima fase non utilizzeremo il Bimby, metteremo all'interno della boccia i chicchi di caffè. E l'alcol per alimenti. Dopo chiudiamo la boccia e la riporremo in un luogo fresco, asciutto e al buio per 6 giorni circa. Trascorsi i 6 giorni, abbiamo ripreso la boccia dove avevamo messo a macerare i chicchi di caffè. Adesso ci serviranno zucchero semolato, i semi di una bacca di vaniglia e caffè espresso o moka. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo i semi della bacca di vaniglia e il caffè. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Questo punto lasciamo raffreddare il caffè all'interno del boccale per una mezz'oretta circa. Nel frattempo andiamo a filtrare con un colino a maglie strette i chicchi di caffè. Caffè si è raffreddato, adesso aggiungiamo l'alcol che abbiamo filtrato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Facciamo amalgamare per 5 secondi a velocità 2. Adesso imbottigliamo e lasciamo riposare il liquore per almeno un mese prima di servire. Liquore al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.